siamo sempre sotto, non ci fermiamo mai. Siamo appena usciti dall'appartamento, quella alle nostre spalle che vedete è Pordenone. Ho appena fatto il turno di notte e oggi non dormirò, quindi sarò abbastanza rincoglionito. Ci stiamo imbarcando! Io è tipo da prima del Covid che non prendo un aereo. Io l'ho preso a marzo dell'anno scorso. Com'è Giulia? Bene. Sei contenta? Sì. Bene. Ragazzi, siamo finalmente arrivati a Napoli, abbiamo attraversato tutto, abbiamo fatto 2,5 km dalla stazione. Vi ricordiamo che dall'aeroporto è inconfondibile, vi assaliranno i taxisti e 5 euro per raggiungere la stazione, se no c'è l'alibus di linea che in 10 minuti porta in stazione comunque. Vi ricordiamo, prima di partire in questo lungo viaggio alla scoperta di Napoli, di iscrivervi, attivare la campanella se volete rimanere ovviamente aggiornati su tutte le nostre avventure, o andate se volete a pulciare i video precedenti che ne abbiamo fatti di viaggi e di avventure che è metà basta. Seguite i nostri consigli, mettete un bel like a supporto del nostro canale e viaggiate con noi. Esattamente. Stiamo cominciando il nostro giro per Napoli, siamo vicino ai quartieri spagnoli e adesso andiamo a fare una sorpresina a una coppia, lui ovviamente è napoletano, lei è russa, che praticamente erano i proprietari della compagnia di animazione per il quale noi lavoravamo in Egitto. E dove ci siamo conosciuti. Esatto, dove ci siamo conosciuti, ma questa storia ve la dovremo raccontare meglio, magari quando sarete più persone che ce lo chiederete. Comunque adesso andiamo a trovarli perché abitano qua, hanno aperto un cannabis store e quindi li andremo a trovare a Chiaia. Siamo davanti al Castelnuovo e Palazzo Reale di Napoli. Il prezzo, se non sbaglio, di entrata 6 euro, sia qui. Eccoci arrivati in piazza del Plebiscito. Dietro di noi c'è la Basilica Reale Pontificia. Sempre tutte le informazioni le traiamo da Google, no? Comunque sembra il Pantheon di Roma, gli assomiglia tantissimo, ma è stato costruito in epoca napoleonica e quindi 800. E niente, non voglio fare la guida turistica, comunque l'ingresso è gratuito. Ecco a voi il golfo di Napoli, quello è il Vesuvio e questa qua è Capri, quest'isola qua è Capri. Questo qua è Castel dell'Ovo. Proseguiamo lungo il golfo, ci stiamo dirigendo verso Chiaia. Veramente bello il golfo di Napoli, Giulia. Sì. La città è molto più caotica, qua invece sul lungomare si sta molto più tranquilli, si può anche parlare. Troppo bella la città, mi piace. Siamo capitati in mezzo a una manifestazione, tanto per cambiare. Si fanno bene a protestare, però per esperienza posso dire che non serve a niente, perché ho manifestato anch'io a Roma, mi sono beccato pure i lacrimogeni e non è servito assolutamente a niente. Comunque sì, a quell'età possono e fanno bene a farlo. Dove va
Grazia, che c'è la super skunk? Ma che cazzo fa? Ma che cazzo fa? Aspetta che torniamo se ne uscita, lo chiamo subito. Allora, riprendo l'evento perché... Ma che cazzo fa? Ma domani qua devo venire, aspetta. Ti ricordi che hai detto che scappi, che ti trovi da fare? Abbiamo detto così, ti vediamo. Questo è Mario. È riuscita la sorpresa? Eh sì, no, non tanto, perché Tania ha guardato le telecamere. Sì. Quindi per Mario abbiamo fatto la sorpresa, invece Tania ci ha visto dalla camera. Comunque ci hanno appena offerto un bel caffettino alla canapa CBD. E devo dire che sa di fusto legnoso, quindi penso sia proprio la canapa al CBD. Questa è Tania. Ah, ciao, ciao Tania. Hai preso GoPro? No, volevo... Sì, sì. Stai attento, adesso ti rubo. No, no. Alla fine si è dimostrata abbastanza sicura. Immagina che qualcuno adesso entra e ti rubo. No, no, secondo me no, dai. No, no, sto scherzando. Ecco qua la pizza fritta illegalissima. Viva la dieta. Oh, comunque 3,50 euro non è male. Siamo in quartiere Toledo, quindi uno dei migliori dove abbuffarsi. No, la pizza fritta di prima, cioè non si vede, ma siamo unti e bisunti. C'è ancora un piccolo spazio per qualcosa, abbiamo preso una frittatina. Sì, perché avete visto queste pizze, non era abbastanza per Alessandro. Quindi, sì. Loro ho detto prendiamo anche sta roba qua. La frittatina, salsiccia frigarielli. Vediamo. Perché tanto si chiamano i quartieri spagnoli? Perché tanto tempo fa, armi, come dice, eserciti, c'erano eserciti spagnoli e qui proprio mettevano i, come si dice, quelli, chi sono nell'esercito? Soldati. Soldati, qui vivevano soldati spagnoli, perché tanti anni fa c'era pieno di eserciti spagnoli e stavano in questa zona. Ah. Buona sapere. Però controllate su Google. Esatto. Ah, boh, siamo pieni come gubane. Se non sapete cosa è le gubane, è un dolce tipico del Valle di Notisone. Quindi siamo pieni come uova. E adesso andiamo a dormire, perché domani sarà una giornata veramente pesante. E quindi oggi, dopo 24.000 passi, e considerando che almeno io non dormo da ieri alle 4 e mezza di pomeriggio, sì. Ora una bella collassata e buonanotte. Buonanotte. Notte, notte. Siamo rimasti chiusi dentro Pompei. Come cazzo usciamo?